Franco Marenco, presidente del municipio Centro-Ovest, è fresca la notizia che c'è stato un accordo con il comune di Genova che prevede un finanziamento per la rete commerciale di San Pier d'Arena di circa 200.000 euro, anzi di 200.000 euro. Che cosa succederà nel quartiere? Intanto è un accordo fatto col comune e le associazioni di categoria, quindi diciamo i rappresentanti dei nostri commercianti. È un segnale importante perché abbiamo pensato più volte quali potessero essere le azioni per cercare di rivitalizzare il commercio di San Pier d'Arena e si è pensato, diciamo, a un pacchetto complessivo, al cui interno ci sono anche i 200.000 euro che verranno messi a bando per le attività commerciali, che chiaramente legate a una progettazione, quindi non sono distribuiti a pioggia, però di sostegno a l'ipotesi potrebbe essere quella di ristrutturazione delle attività commerciali a partire anche dalle vetrine, ma legate anche a una progettazione sulla parte esterna, quindi anche, come dire, in qualche modo di abbellimento diciamo, delle vie che saranno interessate al bando che viene messo entro Natale, dovrebbe essere messo sul quartiere di San Pier d'Arena. San Pier d'Arena e un po' tutto il centro-ovest sono state interessate in questi anni da diversi finanziamenti all'interno del progetto del POR. Siamo a che punto? Ma noi siamo al punto che gran parte delle opere sono state realizzate, come quello, diciamo, della riqualificazione di Via d'Aste, che è terminata ultimamente, Via Buranello, l'asilo nido al Campasso e la ristrutturazione del palazzo del municipio. E quindi gran parte delle opere sono terminate. Resta, diciamo, in discussione, anche se poi sulla qualità abbiamo anche un po' da discutere da questo punto di vista, non è che sono state proprio realizzate in modo come ci si aspettava, come si aspettava il territorio. Rimane in discussione, diciamo, l'ascensore dove i cantieri sono aperti, però essendo trattandosi di finanziamenti europei, il comune deve rendicontare entro una data. Quindi il Quel rischio. progetto è quello dell'ascensore di Villa Scassi che dovrebbe collegare via Cantore proprio con l'ospedale, quindi ha una funzione anche di rilievo Esatto, per il quartiere e non solo per il di quartiere, proprio per il trasporto. trasporto Sì, pubblico. esatto, del trasporto pubblico in generale, e tenendo conto che è diciamo, il secondo impianto di questo tipo, l'altro è Brescia, che quindi è particolare, quindi con un collegamento con una sorta di ovovia, quindi non si farà più il percorso pedonale per arrivare, diciamo, all'ascensore che poi porterà su, diciamo, all'altezza dell'ospedale. Però se il comune non rendiconta entro un termine previsto, che è diciamo il 31 dicembre 2015, e non offre garanzie per la conclusione dell'opera entro giugno 2016, il rischio è che non si perdano solo i finanziamenti europei dell'ascensore, ma tutti i finanziamenti europei, diciamo, riguardanti il POR di San Pier d'Arena. In questo quadro il municipio che ruolo ha? Solo di spettatore? Ma noi come municipio no, ci siamo diciamo da giugno posti questo problema insieme all'amministrazione comunale e anche alla nuova amministrazione regionale, nel quale ci ha coinvolto da subito, in modo particolare l'assessore Rixi su questo tema perché se ne occupa lui direttamente. Quindi abbiamo anche, come dire, in qualche modo cercato di offrire alternative rispetto all'opera dell'ascensore, nel senso che non la realizzazione dell'opera in sé, di rendicontare, diciamo, altre opere all'interno del budget europeo e che quindi l'ascensore potesse essere finanziato con un misto, diciamo, di risorse comunali e regionali, in modo tale da stralciarlo, diciamo, dalle opere di finanziamento europeo ed arrivare a rendicontare, diciamo, tutto il pacchetto di finanziamento europeo. Scontriamo un po' sulla testardaggine, diciamo, degli uffici Sì. comunali, no? Un conto era mettere in previsione questo tipo di operazione a giugno, un conto adesso portarla avanti quando siamo proprio alla scadenza della rendicontazione. Come dire, spesso bisognerebbe ascoltare un po' di più quelli che sono, diciamo, i suggerimenti che arrivano dal territorio, ma perché siamo lì siamo in grado anche, come dire, di dare quelle che sono le priorità e i suggerimenti giusti. Marenco, da qui a fine mandato, lei che obiettivo si pone per San Pier d'Arena per il lavoro del municipio? Ma allora, dunque, San Pier d'Arena, diciamo, le sue problematiche sono sotto gli occhi di tutti e vive anche un pochettino, come dire, di malinconia rispetto a un passato che purtroppo non tornerà più.
Noi l'obiettivo che ci siamo dati è quello di cercare di portare nuovi cittadini a San Pier d'Arena, perché se non c'è un afflusso delle attrattive, delle funzioni qualificanti che possano attrarre persone da fuori, San Pier d'Arena rischia, come dire, un'ulteriore ghettizzazione. Quindi stiamo puntando molto all'inserimento di attività produttive in spazi abbandonati come Palazzo della Fortezza e far diventare, questo sta lavorando con l'assessore Sibilla, con un accordo con l'Associazione Nazionale degli Artisti, il centro civico, la sede della creatività giovanile della città. Quindi noi puntiamo molto alla rigenerazione degli spazi urbani per portare gente a San Pier d'Arena. Grazie a Franco Marenco, presidente del Municipio Centro-Ovest, per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè.